Al laboratorio CAD 3D avanzato fanno capo due insegnamenti, il disegno e modellazione geometrica delle macchine che tengo a ingegneria meccanica triennale, il secondo è interazione e innovazione di prodotto alla laurea magistrale di entrambi i percorsi di studio. Abbiamo a disposizione diverse tecnologie, uno scanner 3D per l'acquisizione della realtà, pacchetti software per la riprogettazione e per l'innovazione di prodotto, abbiamo delle stampanti 3D e abbiamo la possibilità di generare e di fruire scene in realtà virtuale. Per quanto riguarda la ricerca e la didattica, operiamo su più fronti: innovazione di prodotto, riprogettazione e definizione e sviluppo di interfacce utente. Per quanto riguarda la ricerca, che in questo caso ha avuto ricadute anche nella didattica, anche se il laboratorio è relativamente giovane, abbiamo già messo in piedi diverse collaborazioni. Vi mostro una di queste con l'Università di Padova, che è consistita nello sviluppo di un dispositivo per l'ortodonzia. Benvenuti nel laboratorio di CAD 3D avanzato, io sono Francisco e adesso vi mostrerò quello che è il mio progetto di tesi in collaborazione con la clinica di Udine nell'ambito di chirurgia maxillofaciale. Lo scopo di questa tesi è quello di fare una protesi, di progettarla attraverso l'utilizzo del generative design. Bene, come potete vedere questo è uno dei risultati che ci dà il software. Gli impostiamo i carichi, ovvero le sollecitazioni a cui in questo caso l'osso o la protesi verranno sollecitate. E per poterle analizzare meglio assieme anche ai medici abbiamo ricavato in un formato STL i risultati e poi grazie alla stampante 3D che abbiamo qua ne abbiamo diverse prove. Questo ovviamente è un materiale plastico, quindi non è adatto all'uso clinico e serve semplicemente a poter avere in mano un prototipo di quello che potrebbe essere la soluzione che poi verrà stampata in altri modi, con altri materiali, per poi essere impiantata nel paziente. In questo caso abbiamo reperito dalla bibliografia i carichi e i vincoli da applicare al modello. Tramite il software abbiamo quindi ricavato dei modelli che possiamo vedere in schermata. Qui ne abbiamo scelti due, abbiamo potuto confrontarli. A destra e a sinistra sono diversi perché abbiamo scelto un modello. Qui si può vedere che è più vuoto perché minimizza il peso del modello complessivo, mentre quello a sinistra è quello che il software dice essere più resistente. Come possiamo vedere sono completamente intercambiabili e si adattano perfettamente all'attacco e allo snowboard. Allora, sostanzialmente per questo progetto siamo andati ad impostare i parametri di contorno, quindi i carichi, i vincoli e il materiale utilizzati per questo track. E una volta scelto il modello che ci soddisfava di più, siamo poi andati a stamparlo e abbiamo ottenuto questo risultato che poi è stato montato. Una volta terminata la progettazione, abbiamo usato un altro software per implementare l'interfaccia in modo intuitivo e semplice, come potete vedere sul monitor. Il visore che lo studente sta indossando permette di valutare l'interazione con il frigorifero in maniera naturale e realistica. Qui sul monitor possiamo vedere le azioni che sta compiendo lo studente e l'effetto che queste hanno sull'interfaccia posta sul frigorifero. Qual è il software utilizzato e qual è il campo di applicazione? Il software usato è BrioVR. Questo software è usato per lo sviluppo di presentazione del design del prodotto e per sviluppo di piccole interfacce in scene tridimensionali.